amarezza del risultato, ma ci prendiamo quello che di buono abbiamo fatto cercando di migliorarlo, ecco, ancora di più cercando di sbagliare il meno possibile, perché alla fine ci siamo resi conto che sono quei piccoli particolari che in questo momento soprattutto stanno facendo la differenza. La squadra avversaria difficilmente riesce a tirare in porta, l'unico tiro, l'unica disattenzione che abbiamo, subiamo gol, quindi dobbiamo cercare di limare anche questo. È normale che una squadra che è in difficoltà, come il Pescara, con il pubblico che comunque abbiamo visto un po' in protesta, fischi comunque al primo errore, così è normale che l'atteggiamento doveva essere quello da parte del Pescara, cioè cercare di partire forte e permetterci in difficoltà o per trovare subito il gol che poteva riaccendere un po' gli animi anche dei tifosi. Però credo che la partita è stata bella da parte nostra anche in quei 15 minuti dove diciamo si è sofferto un pochettino la pressione del Pescara. Il Trapani, guarda, è una realtà, credo adesso, in Serie B, una delle più importanti, una società che ha saputo programmare tutti i suoi passaggi, no? Quindi sta raccogliendo qualcosa di importante, ma perché l'ha voluto. C'è un allenatore che sono tanti anni che sono lì, io dico sempre che un po' si somigliano, no? Lanciano e Trapani non come storia calcistica, ma come storia recente di programmare, di guardare comunque al futuro e di uomini che comunque sono all'interno della società. Quindi quest'estate credo che Trapani ha fatto degli acquisti importanti. È una candidata comunque a stare lì nella zona, diciamo, playoff, però abbiamo visto anche che a 10 minuti dalla fine stava perdendo una partita e poi è venuto fuori comunque il carattere di una squadra che non ha mollato, quindi sarà una partita tutta da giocare che spero e credo che sia bella, con tante emozioni, ecco.